Allora, ci hanno chiesto di parlare un po' dell'identità. Io partirei un po' da una provocazione, se sia veramente utile parlare di identità, quali sia il vantaggio e quali siano anche le problematiche riguardo a porre la questione dell'identità italiana al centro della nostra riflessione. Mi sembra che viviamo in un mondo talmente complesso, in una società talmente complessa che forse altri aspetti della nostra vita, della nostra esistenza, rapporti affettivi, culturali, linguistici, più ampi, più ambigui, più complessi, siano più importanti che non una definizione abbastanza rigida di quello che è l'identità. Sì, abbiamo iniziato subito distruggendo tutto. No, io la cosa che mi fa riflettere è che non avevo mai pensato al fatto di essere italiana prima di venire in Australia, prima di venire a Melbourne, perché comunque non ne avevo, cioè non avevo bisogno di definirmi in quel modo. Però effettivamente, anche se sono d'accordo con te sul fatto che non posso, diciamo, circoscrivere chi sono a un'identità, non so come la vogliamo definire, culturale, nazionale, eccetera, però è successo qualcosa che sia, diciamo, internamente, sia anche per delle pressioni esterne, mi ha portato una volta qua a riflettere molto sul fatto di essere italiana, che cosa significa essere italiana, e l'ho visto anche da parte di altre persone. Esempio scemo: come mai tanti ragazzi, magari che non si erano mai messi a fare la pasta in casa o la passata, all'improvviso si trasferiscono a 16.000 km di distanza e gli prende questa voglia dentro? Non per ridurre sempre l'italianità alla passata, però boh, mi è capitato anche a me, cioè mi stavo stupendo mentre giravo il pomodoro. Non so se è successo qualcosa di simile anche a voi. Io ho provato, ma la pigrizia ha prevalso, quindi mi ero comprato anche la macchinetta per fare la pasta molti anni fa, non l'ho mai usata e poi mia moglie, che è thailandese, non è molto interessata alla pasta fatta in casa, l'ha buttata, non so nemmeno se aveva capito cos'era, quindi. Però no, capisco quello che vuoi dire. Naturalmente in un nuovo contesto, vivendo all'estero, siamo costretti a ripensare alla nostra identità, no? In contrasto all'identità di altri, ma anche perché in qualche modo questo ci viene imposto, no? Sì. Vivendo in Australia siamo sempre gli italiani che vivono in Australia, Esatto. sia da parte della comunità italiana sia da parte degli australiani più in generale, la prima percezione è sempre quella, no? Per esempio quando io insegno mi capita spesso, gli studenti dicono, oh, what a lovely accent, no? Che Beh, i miei suoceri mi bell'accento. hanno regalato uno proprio dei primi compleanni che ho passato qua, mi hanno regalato un libro sui diversi tipi di salsicce. Cioè, nel senso, perché sei italiana, giustamente sarai interessata, no, a cucinare le salsicce. Io credo che questo discorso sull'identità si possa affrontare in maniera non banale, in maniera interessante nella sua complessità, proprio in contesti come quello in cui ci troviamo noi oggi, in contesti segnati dalla migrazione, dalla mobilità, quando l'identità non è più una, l'identità di partenza e alla quale spesso apparteniamo in maniera passiva, irriflessa, no? In Italia, ma siamo a contatto con altre identità e quindi possiamo spostarci, se vogliamo, a un metalivello e assumere un atteggiamento più critico, più attivo di valutazione, di scelta, anche critica rispetto alla nostra identità e rispetto alle altre culture con cui siamo a contatto. Questo. No, sicuramente uno dei motivi secondo me che ti porta a riflettere su questo tema quando vivi qua in Australia è che è una parola che torna molto spesso, no, nel discorso sia pubblico che politico,
appunto dal punto di vista delle persone comuni, senti che tante persone appunto cercano questa identità oppure dicono di non sentirsi australiani o solo australiani e vanno alla ricerca delle loro origini come se gli potessero dare, no, gli potessero dire qualcosa di più di chi sono, e anche dal punto di vista più politico c'è molto questo focus su ad esempio sul multiculturalismo. E poi vabbè, è una cosa anche molto controversa, nel senso che a volte le parole dicono una cosa e poi le azioni non riflettono necessariamente questi discorsi. Però appunto quando sei circondato da tutto questo, cioè io ho lavorato tanti anni anche a contatto con la comunità italiana, diciamo più anziana, e senti da parte loro, ma anche da parte dei loro figli, che c'è sempre la ricerca di questo qualcosa in più, e allora ti viene quasi spontaneo di fare la stessa cosa di riflesso, anche se certo. se l'Italia insomma non la si è lasciata da tantissimo tempo, e anche mettersi a confronto con queste seconde, terze generazioni, vedere come loro ti percepiscono. Penso che cioè a me ha fatto riflettere molto su me stessa, perché appunto loro, parlavo un po' di tempo fa con dei ragazzi di terza generazione, quindi italo-australiani, figli di, cioè i cui nonni sono immigrati qua in Australia, e loro ci chiamano o Italians o Real Italians, o comunque non ci mettono sullo stesso piano loro, diciamo ci sono diverse gerarchie anche dell'essere italiano, e ci guardano quasi in modo cioè come se noi fossimo, diciamo, privilegiati rispetto a loro, anche agli occhi dell'australiano anglosassone, perché loro vengono visti più come etnici, messi nelle caselline quasi delle bolle temporali legate a un'immagine passata dell'Italia, mentre noi siamo quelli esotici e quindi fighi e quindi legati a tutto quello che è l'Italia più appunto cool, più comunque trendy anche. Però boh, allo stesso tempo io non mi sento privilegiata perché vengo considerata esotica, cioè non la vedo come necessariamente una cosa positiva. Affascinante quello che dice Margherita, perché credo che faccia vedere un po' la dialettica culturale molto complessa, a cui bene o male qui tra italiani in Australia afferriamo. Cioè, posso menzionare tre componenti che si interfacciano in maniere molto interessanti, molto creative, molto complesse. La prima è l'italianità vissuta dai nonni, dalla generazione degli emigrati degli anni 50 e 60, che poi la vasta maggioranza degli italiani d'Australia discende da quel gruppo lì. Quindi un'Italia riflette un'Italia in gran parte un'Italia rurale, un'Italia che è lontana nel tempo e anche nelle esperienze dall'Italia che ci siamo lasciati alle spalle noi tre, per esempio, in anni molto più recenti. Poi c'è la cultura del mainstream australiano, la cultura prevalentemente anglosassone del paese dove viviamo, e poi c'è l'apporto di chi è arrivato in anni più recenti, non tanto io, magari sono qui da un quarto di secolo, ma senz'altro Margherita e Francesco fanno parte di questo gruppo che è portatore di valori, di conoscenze, di culture legate a quelle italiane della prima generazione, non metto in dubbio, ma anche profondamente diverse, perché l'Italia nel frattempo
andrei anche oltre Paolo, nel senso della complessità. Poi se ci pensiamo bene, della società australiana comporta di dover riconoscere anche altre realtà con cui entriamo continuamente in contatto, no? Per esempio la realtà qui della comunità aborigena, la realtà multiculturale dell'Australia. Esistono quartieri in Australia in cui abbiamo anche più di 100 gruppi etnici. Molti di noi si sono sposati o hanno molti amici, molti conoscenti, molti colleghi che sono al di fuori di quello che viene chiamato il mainstream australiano, sono altri migranti o figli di migranti. Quindi voglio dire, la realtà è estremamente complessa, e anche quando facciamo riferimento agli italiani, naturalmente c'è una grande complessità che la, di cui bisogna tener conto, perché come sappiamo, un italiano del sud, un italiano del nord, un italiano di Roma non è sempre la stessa cosa. E a questo poi bisogna aggiungere il fatto che è vero che quando noi ci mettiamo in scena in Australia lo facciamo forse prima di tutto come italiani, perché veniamo riconosciuti come tali, ma poi nella vita di tutti i giorni contano tante altre cose, no? La classe, il genere, le preferenze sessuali, il modo in cui ci presentiamo agli altri, la nostra capacità di comunicare e così via. Per questo a me il concetto di identità un po' preoccupa sempre, perché mi sembra abbia più a che fare con questo essere quasi costretti a mettersi in scena all'interno del multiculturalismo australiano, che non con quella che poi è la nostra vita reale di tutti i giorni, le nostre esperienze, i nostri sentimenti. E io riconosco naturalmente l'importanza di questo elemento, però mi chiedo anche quanto rischi poi di compromettere la possibilità di avere una vita più ricca, aprendosi all'altro, aprendosi a esperienze più complesse. Penso che questo accada comunque, no? Cioè, gli italiani qua, insomma, direi almeno per la maggior parte, fanno tante altre cose nella loro vita che non sono necessariamente collegate con l'essere italiani, sia appunto quelli arrivati da poco, sia seconda, terza generazione, quindi non necessariamente vogliono essere classificati come italiani o solo come italiani. Poi appunto, come dicevi tu prima, ci si interseca con tantissime altre culture, voglio dire, solo noi tre, se vai a vedere, Paolo è sposato con una donna cinese, tu con una donna thailandese, io con un uomo australiano di origine anglosassone, quindi siamo tre perfetti esempi del fatto che non è tutto incasellato semplicemente sotto l'etichetta Italia. E sì, ognuno insomma ha veramente qua tutti i suoi propri interessi che vanno oltre a questo. E forse, ecco, semplicemente essere in un posto dove, come dicevi tu, c'è un po' quel peso dall'esterno di presentarsi in una certa maniera, a volte uno calca un po' la mano su quell'aspetto, può essere anche a proprio vantaggio, perché comunque tutti noi tre ci lavoriamo anche con la cultura italiana, la usiamo un po' come nostro punto di forza anche dal punto di vista lavorativo, però non si ferma lì, insomma. La società australiana è considerata una società multiculturale, no? Questo è anche molto problematico in un certo senso, perché il multiculturalismo pone sempre al centro quello che tu definivi, Paolo, il mainstream australiano, quindi la cultura, diciamo, di origine anglosassone, intorno alla quale poi si identificano in modo spesso stereotipato altre culture, altre identità etniche. Io credo che quello che sia più interessante invece sia riflettere sulla natura transculturale della società australiana. La differenza fra il multiculturalismo e la transculturalità è che la transculturalità pone l'enfasi sull'influenza reciproca fra le varie culture. Quindi mi si chiedeva prima se diciamo quanto Melbourne sia italiana, e se mi abbia sorpreso in qualche modo vederla
così italiana. Io non la trovo molto italiana, se devo essere sincero, però è chiaro che c'è un'influenza forte della cultura italiana nella società australiana, così come c'è un'influenza fortissima di varie culture che si trovano qui in Australia, nel modo in cui poi la comunità italiana si è formata e si definisce, si racconta. Quindi secondo me quello che sarebbe interessante provare a fare è riflettere appunto su influenza reciproca fra tutte queste culture, invece che isolarle, rappresentarle come isole all'interno del multiculturalismo australiano. Posso aggiungere una cosa, perché quello che dice Francesco mi trova molto d'accordo, e volevo menzionare il fatto che il COSIT, attraverso il suo museo italiano, fa parte della rete Multicultural Museums of Victoria, e questa è una collaborazione che si sta formalizzando proprio in questi tempi fra cinque dei musei multiculturali di questo stato: il museo cinese, il museo ellenico, il museo ebraico, il museo islamico e il museo italiano. E devo dire la verità, dalle prime collaborazioni, che sono le primissime, sono ormai di 2-3 anni fa, vediamo la fecondità di questo tipo di lavoro culturale, perché è un lavoro culturale che riflette la natura transculturale della società in cui viviamo. Quindi abbiamo mostre di libri di artisti che sono italiani e greci, abbiamo film fatti con italiani, siriani, iracheni, abbiamo fatto la mostra, la prima mostra del gruppo MMV quest'anno sulle nonne, e ognuno dei musei ha fatto la sua mostra su questo tema. Tutti gli anni facciamo il Multicultural Museums Cook Off, la gara di cucina fra i vari musei e così via. Sì, non so se chi è rimasto in Italia, chi è in Italia, riesca veramente a capire, cioè non so se ci sia questa comprensione reciproca. Penso che noi stessi, stando qua, siamo cambiati. Quindi, cioè, io sono in Australia ormai da 7 anni e ovviamente ho assunto magari dei comportamenti, tratti della mia mentalità che si sono adattati a come vivo in Australia, si sono adattati al sistema australiano, anche perché comunque quando sono arrivata qua avevo 23 anni e quindi tante cose le ho vissute per la prima volta in Australia. E quando torno in Italia noto che c'è questa differenza, nel senso questa barriera tra me e anche la mia famiglia, nel senso da parte della famiglia, degli amici, spesso c'è quasi un'aspettativa che tu sei quella di sempre, che ragioni ancora nello stesso modo, invece ti ritrovi a non essere più così. E penso che appunto tanto sia proprio dovuto al fatto di aver vissuto in una società come quella australiana, insomma, tante differenze con quella italiana, anche il fatto di trovarsi costantemente a contatto con persone di altre culture, sia europee sia asiatiche, che magari non sono così presenti in Italia, ti porta comunque a vedere la vita, a vedere le persone in maniera diversa. L'Italia è vero che sta cambiando e forse sta iniziando ad entrare anche lei in questo mondo in cui ci sono persone di tante origini diverse che vivono a stretto contatto nelle città, nei paesi, però è magari un po' più indietro proprio a livello temporale.
rispetto all'Australia in questo processo. Quindi è un processo che, per quanto vedo io, è ancora nuovo, non per dire che l'Italia non sia sempre stato un paese dove si sono mischiate comunque diverse culture, questo non lo voglio dire, però anche nell'atteggiamento, perché insomma non è così storicamente, però vedi che anche nell'atteggiamento delle persone, il fatto di trovarsi a scuola con più che altro anche da parte dei genitori, il fatto che i figli magari hanno a scuola un ragazzino di un'altra nazionalità o con un altro colore della pelle, un'altra religione, eccetera, è percepita come una cosa nuova, come una novità, che ai loro tempi non succedeva. E quindi perlomeno la sensazione è quello che ci si stia piano piano abituando, si stia piano piano iniziando ad allargare un po' i propri orizzonti. E secondo me è un processo inevitabile, un processo naturale che continuerà e che sì, insomma, che così che ormai ha preso il via e non so se cosa ne pensate voi su questo argomento. Io sono d'accordo e credo che bisognerebbe domandarsi che cosa abbiamo noi da offrire all'Italia. Non che l'Italia sembri particolarmente interessata al momento, ma io credo che l'esperienza degli italiani che sono andati all'estero, non solo in Australia ma in altre parti del mondo, che hanno scoperto nuove culture, ma anche nuove strategie per rapportarsi all'altro, alla cultura diversa, alla differenza, potrebbero dare tantissimo all'Italia, che si ritrova a vivere un periodo di reazione che è molto pericoloso, come storicamente ci fu una reazione alla modernità che portò al fascismo e alle tragedie che tutti conosciamo. Mi sembra che al momento ci sia il pericolo che l'Italia reagisca alla globalizzazione cercando di chiudersi in se stessa, invece di riconoscere i grandi talenti e le grandi capacità e conoscenze che gli italiani hanno, sia perché storicamente l'Italia è essa stessa un paese transculturale, sia perché ci sono milioni di italiani che vivono all'estero ma che hanno mantenuto rapporti con l'Italia a livello familiare, emotivo, sentimentale, ma a volte anche a livello politico, culturale. E quindi secondo me bisognerebbe veramente cominciare una riflessione seria su quello che noi possiamo offrire all'Italia, ma l'Italia anche dovrebbe cominciare una riflessione seria su questi temi. Mm. Sì, io in realtà quando sono arrivata a Melbourne ci ho messo un po' a capire dove ero e anche a rendermi conto che fosse un posto appunto dove tante culture convivono e dove tante culture hanno lasciato un segno anche sul volto della città. Forse un po' è dipeso dal fatto che abitavo in un quartiere dove abitavano i miei suoceri, molto a impronta anglosassone, molto bianco, protestante, proprio classico WASP, e quindi per me l'Australia era quello. Per me l'Australia era la casa con lo steccato bianco e gli australiani, insomma, anglosassoni. E io mi sono sentita in un primo tempo molto un pesce fuor d'acqua, non pensavo che ci fosse dell'altro, ed è stato un sollievo quando piano piano invece ho scoperto che esisteva altro al di fuori di quello, non necessariamente italiano, ma semplicemente delle persone con dei background diversi che non erano qua da 6-7 generazioni e che potevano aver condiviso con me, insomma, quell'esperienza anche di essere nuovo qua. Io sono arrivato in Australia ormai 25 anni fa, nel 1994, e la mia esperienza la definisco sempre quella di un immigrante di lusso, nel senso che sono arrivato per fare un dottorato e l'ambiente con cui mi sono interfacciato all'inizio era un ambiente universitario. Quindi per ragioni di data del mio arrivo e per ragioni dell'ambiente in cui sono stato immesso subito, la mia esperienza è stata quella di aver ricevuto un benvenuto molto molto caloroso. Ero praticamente circondato da
da italofili, da persone per lo più di origine anglo-celtica, istruite e innamorate dell'Italia. E certo questo non è sempre stato così e mi rendo conto che l'arrivo per la stragrande maggioranza degli italo-australiani, che si colloca negli anni fra i primi anni 50 e i primi anni 70, è stato molto più difficile per una serie di motivi storici, fra cui possiamo menzionare senz'altro l'origine coloniale dell'Australia Bianca, la guerra che ha visto contrapposti l'Italia e l'Australia, che era finita da poco nel periodo in cui sono arrivati, è arrivata la massa degli immigrati italiani, e poi sicuramente c'è anche un aspetto di conflitto sul mondo del lavoro, che c'è stato dagli anni 30, ci sono stati dei conflitti fra manodopera italiana e manodopera locale sul lavoro. Quindi questi sono chi è arrivato prima di me, e 9 su 10 ha trovato un'accoglienza molto più problematica per questa serie di motivi. Sembra che negli ultimi 10 anni sia cambiata Melbourne, o la percezione dell'italianità Melbourne? Francamente, negli ultimi 10 anni direi di no, per quello che è la mia esperienza. E credo che gli italiani, come comunità, che ormai è una comunità insediata, sono in linea generale ben visti. Non è così chiaramente per comunità che stanno arrivando ora o che sono arrivate più di recente. Su quello che ha detto Francesco del contributo degli italiani anche alla situazione italiana, penso che sia molto importante, anche perché il problema, diciamo, oggi di tanti italiani che magari tanti italiani giovani che passano in Australia un periodo di 5, 6, 7, anche 10 anni e che poi arrivano a un punto in cui molto spesso hanno un problema proprio a livello di visti di riuscire a rimanere. E allora è un peccato che questi magari 5 o anche 10 anni di esperienza in una società come quella australiana vengano gettati al vento una volta che queste persone sono costrette alla fine a tornare in Italia, perché loro veramente potrebbero dare un grandissimo contributo.